Il tema dell'abbinamento tra la birra e la cucina è uno fra i più attualmente seguiti. La birra, grazie all'esplosione del movimento birrario artigianale, è arrivata all'attenzione del grande pubblico, all'attenzione anche di addetti ai lavori che normalmente hanno lavorato per l'abbinamento con l'affinità elettiva, cioè quella tra la gastronomia italiana e il vino, e questo nuovo elemento d'attenzione, questo nuovo tema d'attenzione ha portato addetti ai lavori e semplici consumatori a scoprire la versatilità che la birra ha nei confronti della tavola. I criteri di un buon abbinamento, o meglio, i suggerimenti per un buon abbinamento, sono gli stessi che si possono dare e ricevere quando si parla di abbinamento fra gastronomia e vini, ovvero cercare la complementarità tra bicchiere e piatto in virtù di tutta una serie di consonanze che non è questa la sede per approfondire, ma che per esempio stabiliscono la vocazione reciproca, scusate, di formaggi molto sapidi e vini molto dolci. Ecco, con la birra ci si comporta allo stesso modo, si seguono gli stessi binari, gli stessi criteri, lo stesso approccio e la stessa metodologia d'abbinamento. La birra però ha un DNA suo particolare, ha suoi requisiti organolettici da mettere in campo: l'amaro, l'acidità, la frizzantezza, quindi il potere sgrassante, se vogliamo vederla sotto un certo punto di vista, la capacità di gestire la materia grassa del piatto. E questo scopre tutta una serie di territori inediti per noi, ma molto conosciuti per i territori nei quali la birra è un fattore di cultura, di costume e di radicata tradizione produttiva. Superando i confini del nostro paese, andiamo in altre regioni d'Europa e del mondo nelle quali il vino ha un ruolo comprimario, se non addirittura assente, e invece troviamo la birra in primo piano. Ebbene, in questi contesti è chiaro che si sia sviluppata una scuola di abbinamento fra arte culinaria e arte brassicola. Quindi dobbiamo anzitutto tenere presente che quella dell'abbinamento fra birra e cibo non è una moda, è qualcosa che la letteratura gastronomica in contesti nazionali diversi dal nostro e territoriali diversi dal nostro attesta fin dall'antichità, che ha una sua ragion d'essere, basta provare, e se vorrete vi accompagneremo in queste prove, in questi test, per la scienza si fa tutto. E in Italia si sta scoprendo questa strada dell'abbinamento fra birra e cibo in virtù dell'esplosione, del boom delle birre artigianali, che sono un fenomeno interessantissimo e che svelano territori appunto dell'accostamento estremamente interessanti. Quindi occorre guardare con grande disponibilità al tema dell'abbinamento fra birra e cucina. Le contaminazioni sono il sale dell'evoluzione su questo fronte, e mettere insieme classici, dei grandi classici dal punto di vista storico, come le nostre specialità gastronomiche, e dei nuovi classici come quelli che ci consegna la birra artigianale, è solo un'esperienza da vivere. Fra i vari fronti sui quali si può sperimentare la versatilità, l'eclettismo della birra in termini di abbinamento, c'è quello dei dessert, c'è quello dei dolci. Faccio riferimento soprattutto a un segmento di quel fronte che è quello della cioccolata. Cioccolata, cacao, elaborazioni più o meno articolate e complesse che abbiano il cioccolato al centro. Ebbene, questi dolci che hanno il loro fulcro nelle note di torrefazione trovano un corrispettivo in tutta una serie di tipologie birrarie in abito scuro, in particolar modo nelle stout e porter della tradizione inglese e ancora più specificamente nelle loro versioni in alta gradazione alcolica. In questi casi abbinare una birra di questi generi a dessert che siano costruiti attorno al cioccolato, al caffè, ad altri elementi di torrefazione, stabilisce una continuità tale per cui si arriva a un'esperienza veramente interessante dell'assaggio, quella nel quale
il boccone e il sorso assaggiati contestualmente, non dico contemporaneamente ma contestualmente, sono come l'uno la faccia solida e liquida dell'altro, quindi una continuità perfetta dal punto di vista delle compatibilità palatali e gustative e anche olfattive. Ed è un territorio sul quale il vino, del quale io personalmente sono molto appassionato, e quindi non si tratta di fare classifiche di gradimento, un terreno sul quale il vino deve giocare una partita diversa. Gli elementi di contiguità e affinità che la birra sa mettere in campo sono in questo caso molto più facili e molto più facili da gestire anche da parte di chi debba proporre un buon abbinamento. Fra i repertori culinari che hanno una vocazione in abbinamento con la birra ci sono le ricette a base di pesce. Ebbene sì, sembrerà incredibile, ma le facce sorprese sono sempre meno col passare degli anni, ma la birra, in quanto dotata di capacità sgrassanti, di capacità di far pulizia nel cavorale in virtù della sua frizzantezza, dell'acidità, il grado alcolico eventualmente, è un ottimo partner in abbinamento con le ricette di pesce, anche quelle fortemente tradizionali. Ad esempio, un primo piatto alla marinara, e quindi con tutta una serie di ingredienti che richiamano l'ambiente ittico, avrà un suo corrispettivo nel bicchiere in alcuni stili che, prodotti con frumento, vedono incentivata la percezione acidula e quindi la stimolazione alla salivazione e quindi la pulizia del cavorale. Fra quelle che noi proponiamo quando ci viene chiesto un esempio di buon abbinamento, cioè quello delle bavette alla marinara con uno stile birrario che è quello delle white IPA, ovvero IPA India Pale Ale all'americana, con luppoli della tradizione statunitense, molto agrumati, molto resinosi, molto fruttati, in bocca la leggermente affilata acidità del frumento. Fra le referenze che proponiamo c'è la Gatta Bianca del piccolo birrificio clandestino, una referenza territoriale, quindi in grado di svolgere anche il tema degli abbinamenti su base territoriale.